Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo con l'account di Pazzo23, che volevo anche ringraziare per avermi dato l'opportunità di fare questo roll di 21k gems proprio oggi, che è uscito anche il nuovo eroe Rachno. Andiamolo un attimo anche a vedere, davvero un eroe ragazzi molto molto figo. Speriamo di trovarlo, anche perché lo sta cercando, come sta cercando anche Michael e anche gli ultimi usciti come Pistolera e Anubis, anche Ronin diciamo. Quindi praticamente tutti gli ultimi eroi stiamo cercando, in più abbiamo anche delle carte e andremo a aprire gli scrigni qui. Questi qua, scopri il tesoro, ogni 2000 gemme ne andremo a aprire praticamente 10 perché abbiamo 21.000 gemme. E in più abbiamo anche una cassa talenti livello 5, ma andiamo subito a iniziare ragazzi la caccia agli eroi. Abbiamo anche, come saprete, c'è un roll gratis al giorno adesso dopo l'aggiornamento, quindi ce lo facciamo ma esce soltanto un blu e andiamoci un po' a gustare, anche perché è un sacco di tempo ragazzi che non faccio un video roll. E quindi andiamo subito a vedere un bel triplone, se siamo fortunati, un Rodolfo. Ragazzi, Rodolfo, nuovo eroe, lo cercava, ne sono sicuro. Sì ragazzi, lo cercava, e quindi primo eroe nuovo trovato, subito. Ok, allora sicuramente non è Michael, non è neanche Ronin, però è Rodolfo ragazzi, è tanta roba con Dio della Guerra. Un sacco di verdi per punirci, una gelatina per punirci di quel nuovo eroe. Andiamo a vedere dopo questo tecnico. Redivivo, lo voleva o non lo voleva, non si sa. Forse lo aveva già, ma andiamo avanti. Un altro singolo, niente da fare. 4,50, soltanto blu. Carnefice, assassino, attenzione, dio del tuono ragazzi, tanta roba quando siamo circa sulle 17k gems. Il triplone non ci porta a nulla, andiamo con i singoli. Campione Gelatin House. Allora andiamo con un bel 4,50, Barba Bianca, colpaccio ragazzi, lo stava cercando Barba Bianca, supereroe che non può mancare, quindi secondo nuovo eroe, siamo ancora a 16.000 gems. Quindi promette bene, speriamo di trovarne qualcun altro ragazzi, siamo già a quota 2, il triplone porta bene, vediamo il triplone, soltanto blorati, 3 gelatine, quarta gelatina, un angioletto inutile. Però finora ha già droppato 2 nuovi eroi leggendari, quindi non va male, andiamo avanti, attenzione, le linfe, il druido che non ci serve, il triplone che non porta a nulla, il ciclope, sciamano, attenzione, so che sta per arrivare un nuovo eroe, triplone, invece niente da fare ragazzi. Niente da fare, vediamo un po' sciamano, niente, proviamo un altro triplone, siamo 10.887 gems, niente da fare, dopo un iniziale, diciamo, botta di culo, stanno uscendo solamente blu, soltanto questo triplone ci può regalarci invece soltanto una gelatina leggendaria, andiamo avanti a singoli, fino a che in questo triplone io spero di trovarci un bel Michael. Ah, invece ragazzi, due eroi verdi, attenzione, re fantasma, peccato. Poteva essere qualcosa di più gustoso, sicuramente il 30€ subito dopo, ma non è Michael, non è neanche il nuovo eroe, non è Ronin, non è niente. Vediamo, 7500 gemme, attenzione. Triplone inutile con due assassini che scortano una linfa, lo stregone, ragazzi, lo stregone che non mi pare fosse un eroe che stava cercando, infatti più Valentina se vogliamo allontanarci dai nuovi eroi, stiamo cercando più Valentina, siamo alle ultime 6500 gems, si fa per dire, il triplone che non porta davvero nessun nuovo eroe. Demone dei ghiacci, carnefice, dai ti prego e caccialo un Michael, che Michael lo trovo solo sugli account in Giappone. Cupo, Cupido e Re Fantasma, entrambi eroi di cui non ci facciamo nulla, entrambi eroi di cui facciamo nulla in questo triplone. Quindi sono usciti un sacco di leggendari, ahimè, non gli ultimi usciti, tipo Ronin, Anubis, che li voleva tanto. È ancora presto per cantar sconfitta, siamo a 4.400 gems circa, e questo triplone speriamo porti fortuna. Candy Cane, che non ci serve, il ciclope, il licantropo, la linfa, il demone, andiamo con qualche singolo, facciamo sfiammare questi triploni che ci hanno dato tanto. Ci hanno dato tanto, ma andiamo un po' a vedere un altro triplone. Niente da fare, ragazzi. Prevedo solo blu fino alla fine. Lasciamo magari
qualche gems per le missioni, ma direi che ci siamo con questo 4,50. Niente da fare, siamo riusciti a trovare con 20.000 gems due nuovi eroi, di cui Barba Bianca, davvero anche tanta roba. Quindi prima di andare a aprire gli scrigni e a spacchettare questi nuovi eroi, ovviamente ci ritiriamo le uova e andiamo ad aprirci cassa talenti livello 5, ragazzi, in cui cerchiamo o furia o rigenerazione. Quindi sperando di trovare uno di questi due, andiamo a procedere su un eroe. Andiamo a sostituire il talento livello 5, ragazzi. Speriamo bene. Invece un inutilissimo pacco autodistruzione, un pacco anche esplosivo, ragazzi, che si autodistrugge. Una volta che lo ricevete, benissimo, possiamo andarci ad aprire questi scrigni. Spendi 2000, sperando che per la prima volta nella storia riusciamo a droppare un qualcosa che sia un qualcosa. Che solo una volta un cavalier teschio, ma ce l'avevo già. Per il resto ho aperti tantissimi scrigni, mai uscito niente. Stupiscici questa volta. Da questo repo c'era Ronin, Elettrica, Michael, Greenfield, Artica, Gole, Maries e Cavalier Teschi, ragazzi. I sogni, quindi attenzione, vediamo. Decimo scrigno, soltanto 55 frammenti. Attenzione, 140 gemme, schifo non fanno. Proviamo con il 2. 1, 900 distintivi, non è tanta roba, proviamo l'1. 40 frammenti inutilissimi, andiamo con il 3000 distintivi d'onore, vediamo il 4, 10 meriti utili, torniamo sul 3, il 3 prima o poi, ragazzi, me lo fa droppare il 3, e il 3 è quello che mi farà droppare elettrica, dai elettrica, 40 frammenti, ultima estrazione, ragazzi, number 1, vogliamo elettrica al numero 1, e invece 10 fottutissimi meriti inutili. Abbiamo anche 3 carte eroe, ragazzi, quindi ce le andiamo a aprire. Hanno detto aprire sempre tutte insieme, quindi apriamo tutte insieme, apriamo 2, ma niente di che, ragazzi, niente di che. E anche una carta eroe leggendario evento, sarà un evento se droppiamo qualcosa di fico. Aries, beh ragazzi, Aries comunque è un supereroe da droppare in queste carte, anche se ho visto hanno messo per fortuna 7 euro. Ma una volta una cosa del genere sarebbe stato un buon rivoltiamoci sulla sedia. Ok, tiriamo questi miseri premi, tranne le 140 gems che schifissimissimo non fanno e che ci permettono di fare l'ultimo roll singolo per droppare Ronin. Eccolo qui Ronin, invece non è. Ok, possiamo andare ad aprirci i due eroi che abbiamo trovato, giusto per curiosità, per vedere con quali talenti sono stati droppati. E anche Barba, eccolo qui, perfetto, andiamo un po' a vedere, sono curioso. Ovviamente sono abbastanza culoso con i talenti, e invece, ragazzi, mi ero illuso che se c'aveva 5 era veramente un colpaccio questo. Mentre Rodolfo, un dio della guerra 2, che come inizio direi che non è per niente male. E quindi ragazzi, per questo video è tutto, ringrazio ancora Pazzo23 per avermi fatto fare questo video, sono felice per lui, per i due nuovi eroi, di cui davvero Barba Bianca è proprio notevole, ma soprattutto Rodolfo negli ultimi eroi è ottimo anche in War, e soprattutto Onige l'ha fatto con Dio della Guerra 5, come l'avete visto anche in alcuni video di M Premier che ho fatto in precedenza. Con Dio della Guerra, ragazzi, è davvero formidabile, dopo che attiva la skill è proprio un supereroe, quindi sono felice per lui che li ha trovati. Io vi saluto, lasciate un bel like e un commento, e ci vediamo come sempre nel prossimo video.